Filippa. Ora ci colleghiamo con la ministra dell'Interno, Luciana Lamorgese. Che vediamo se è in collegamento con noi. Eccola qua. Buonasera, signora ministra. Signora ministra, buonasera. Eccoci, grazie. Eccoci, buonasera, grazie. Siamo puntuali, sì. Allora, ministro, dalla settimana scorsa ci sono state diverse manifestazioni, alcune delle quali le abbiamo viste, sfociate in scontri violenti. Io volevo provare con lei a scindere i due aspetti, quello di una deriva violenta, pericolosa, e anche quello invece di una protesta che ha motivazioni più difficili e più comprensibili, però, no? Nella difficoltà in cui si trovano molte categorie. Certamente tante categorie si trovano in questo momento in difficoltà, anche se il governo ha messo in atto tutti i ristori necessari, però ritengo che le manifestazioni di protesta come quelle che abbiamo visto in questi giorni, perché dal 24 di ottobre, che ad iniziare da Napoli, dove c'è stata quella manifestazione davvero pesante per la città, ma che ha visto gente che non aveva nulla a che vedere con le categorie che manifestavano. Chi erano? A Napoli. Chi erano, lo sapete? Chi sono questi? Erano soggetti infiltrati, anche delinquenti, diciamo, coloro giovani che hanno sentenze anche di condanna per reati di microcriminalità, e per Napoli poi in particolare c'è stata anche un'infiltrazione da parte della criminalità organizzata. Quindi io dico, manifestare è giusto manifestare nella legalità, però io ho fatto anche nei giorni immediatamente dopo un appello a che le categorie che giustamente manifestano il disagio sentito in questo momento prendano le distanze da chi invece vuole utilizzare queste manifestazioni per altri scopi che nulla hanno a che vedere con quelli, diciamo, dei promotori. Signor Ministro, par di capire, naturalmente azzardo una cosa, insomma, anche di inutile buonsenso forse, ma insomma, par di capire anche dalle parole che abbiamo ascoltato prima, il professor Ricciardi e dei medici con cui abbiamo dialogato, che insomma le settimane a venire non necessariamente, insomma, saranno settimane più leggere, probabilmente potrebbero arrivare nuove zone rosse o comunque nuovi lockdown. Questo intanto le chiedo se ne è al corrente, se ne sa qualcosa, e due, se è previsto quindi, e due, zone rosse vuol dire nuovi sentimenti, diciamo, di malcontento. Quindi come vi state preparando a questo? Guardi, noi ieri sera e l'altro ieri sera ancora abbiamo fatto due consigli dei ministri, quindi è ovvio che nell'ambito del Consiglio dei Ministri si parli anche di queste eventualità, però occorre sempre tener conto di quelle che sono anche le indicazioni che vengono dal Comitato Tecnico Scientifico, e quindi attendiamo ora gli esiti che arriveranno la prossima settimana. Certo è che il governo tutto quello che ha fatto lo ha fatto per la salute pubblica, per preservare la nostra salute, e quindi dobbiamo essere molto responsabili noi per evitare di andare oltre chiusure ulteriori che possono poi danneggiare ulteriormente la nostra economia. Ecco, anche perché, ministro, la cosa la riguarda direttamente, oltre al rischio per l'economia e al rischio per la vita delle persone che sono coinvolte nelle chiusure, quindi agli imprenditori, ai piccoli imprenditori, ai commercianti, alle imprese, il rischio più terribile è che di questa situazione, come altre volte abbiamo avuto occasione di dire, approfittino proprio usura e criminalità organizzata, che per le quali tutto ciò che sta quello che sta accadendo, cioè le difficoltà economiche, avendo loro molta liquidità, sono una grande opportunità. Questo è un allarme che io ho lanciato da più tempo. Devo dire che il Comitato di Solidarietà proprio per le vittime di usura e per l'estorsione in poco tempo e nei pochi mesi precedenti si è riunita ben 33 volte distribuendo circa 18 milioni di euro, quindi vuol dire che le esigenze sono avvertite e noi stiamo seguendo con grande attenzione, monitorando le situazioni sui territori tramite i prefetti, perché è un'esigenza effettivamente
effettivamente che può poi realizzarsi, e quindi dobbiamo stare molto, diciamo, tenere veramente grande attenzione. Le vorrei proporre due punti di vista opposti sullo stesso tema, che è quello dell'immigrazione. Dunque, in settimana sono arrivate a Lampedusa circa 1600 persone, la Guardia Costiera libica poi ha deportato 935 migranti, ci sono stati più di 30 morti per naufragi, circa 100 persone adesso sono in mare fisicamente, ora in mezzo alle onde. Ecco, lei giudica che ci sia una emergenza sbarchi, come spesso le opposizioni e il suo predecessore rimarcano, o la situazione invece dal suo punto di vista è gestibile? Allora, io dico una cosa, che certamente i numeri rispetto all'anno scorso sono aumentati di parecchio, però va sempre visto tutto in un contesto generale, anche geopolitico, perché noi consideriamo che in Tunisia la maggior parte, il 50% di quelli che sono arrivati provengono dalla Tunisia, ma la Tunisia è un paese che è con una gravissima crisi economica, sociale, politica, e quindi il fatto che prendano i barconi per arrivare sulle nostre coste anche persone della media borghesia ci deve far pensare. D'altra parte consideri che in Spagna oggi sono arrivati 1600 persone dal Marocco, quindi, ed è un picco che loro non registravano in un solo giorno da 10 anni. Quindi vuol dire che è una situazione complicata nel Mediterraneo, e noi dobbiamo essere uniti come paesi e far operare sempre di più l'Europa al nostro fianco. Ecco, dal punto di vista contrario, che tante volte, come sa, insomma, è inutile negarlo, in questa trasmissione io ho cercato di raccogliere, insomma, trovo che l'enciclica di Papa Francesco sia da questo punto di vista un monito non solo morale, ma persino una guida politica, mi verrebbe da dire, per il mondo intero, cioè l'idea di come affrontare questo aspetto, se decidere che è un problema o se decidere che invece è un dato di fatto e che bisogna aiutare le persone in difficoltà. Le navi dell'ONG, esclusa Open Arms, sono state bloccate, sono ancora bloccate, e Sea Watch dice che questo governo, di fatto, mantenendo le multe per l'ONG, non ha cambiato il pregiudizio nei confronti dell'attività di soccorso. Guardi, non mi pare che sia così, innanzitutto perché le navi dell'ONG sono state fermate dalla Guardia Costiera perché hanno rilevato degli aspetti che non andavano da un punto di vista tecnico e che potevano costituire un pericolo anche laddove avessero prestato soccorso in mare a coloro che ne avevano bisogno. Quindi non credo che sia così. D'altra parte l'Open Arms mi pare che adesso sta andando proprio su quelle coste, quindi sta dirigendosi verso la Libia, quindi non c'è alcuna preconcetto nei confronti mi fa piacere, perché se lo dice lei alla Guardia Costiera italiana, io penso che, insomma, non dico che magari si può essere non è così, dottor Fazio, non è così, perché là se ci sono degli aspetti tecnici che non vanno, anche non è che sono fuori le regole. Tutti devono stare nelle regole, perché se fanno un soccorso in mare devono garantire poi di riuscire a portare in salvo i migranti. Su questo non c'è dubbio, però è anche vero che il soccorso è una situazione di urgenza, insomma, che aspettare significa, come ben sa, insomma, creare vittime. A proposito ancora di immigrazione, dopo gli attentati in Francia c'è stata la polemica che riguardava appunto il responsabile dell'attentato a Nizza, perché era arrivato a Lampedusa. Io credo che lei abbia avuto un vertice col suo omologo francese su questo aspetto, giusto?
Sì, noi ci siamo incontrati venerdì, Si è chiarita la cosa? devo dire che è stato un incontro molto positivo che ha rilanciato quello che è un rapporto di collaborazione, di partenariato tra i nostri paesi, è assolutamente positivo. Io ho raccontato anche di quello che è il problema dell'immigrazione in Italia, di come è vissuta. Come problematica di carattere generale, ma soprattutto delle iniziative che stiamo ponendo in essere, soprattutto con la Tunisia, in questo momento, perché abbiamo, fatto una proposta di collaborazione al mio omologo, tunisino, nel senso di, intercettare, dare un aiuto, di intercettare quelle che sono le imbarcazioni che si avviano verso le nostre coste e comunicarlo alle autorità tunisine in modo che loro possano procedere all'individuazione e riportandole indietro. Teniamo conto che la Tunisia è un paese di quelli sicuri e c'è un decreto ministeriale con cui è stato dichiarato paese sicuro e teniamo conto che di quelli che sono venuti fino ad ora in Italia e sono il 50% di quelli arrivati fino ad ora si contano sulle dita delle mani quelli che hanno fatto la richiesta di asilo. Tant'è che noi stiamo procedendo ai rimpatri sempre con la collaborazione delle autorità tunisine che ci hanno dato anche dei voli aggiuntivi, ma nonostante i voli aggiuntivi, diciamo che sono numeri irrisori rispetto agli arrivi. Quindi rimandarli indietro con i voli dopo una settimana, tanto vale che non Certo, parte. certo. Senta, Ministro, dopo la Francia c'è stato l'attentato a Vienna. Lei avverte, al di là, insomma, dell'attenzione che evidentemente è sempre alta, che l'Italia possa correre pericoli da questo punto di vista? Cioè, parlo dell'ISIS, o è un colpo di coda, insomma, questo a cui abbiamo assistito? Guardi, io dico che i due attentati, sia di Nizza che di Vienna, sono stati due attentati isolati tra di loro. Questo io ho fatto un comitato nazionale immediatamente dopo l'attentato di Vienna, il giorno dopo. E quello che è emerso anche dalle intelligence, dalle forze di polizia, che era diciamo, autonomamente un lupo solitario, come viene chiamato, che ha operato causando quei tragici morti come è successo d'altra parte a Nizza. C'è sempre, dal mio punto di vista, questa narrazione dell'ISIS che procura sempre in determinati soggetti un certo fascino e quindi noi ritenerci fuori, direi una cosa che non è vero. Io spero che non si realizzi. Devo dire anche che noi abbiamo come attività di prevenzione, abbiamo le migliori forze di polizia in campo e quindi siamo in collegamento anche con gli altri paesi proprio per uno scambio informativo in materia di antiterrorismo. Quindi io comunque dire che l'Italia assolutamente è fuori rischio, questo Certo, non lo sarei può dire una, nessuno, diciamo, certo. non lo potrei mai dire, però voglio dire che noi monitoriamo con grande attenzione e quindi siamo in collegamento anche con tutte le altre forze Signor internazionali. Ministro, lei spesso ha parlato di violenze, in particolare fra i giovani, di una aggressività anche che, insomma, che pervade vari aspetti della nostra società e delle nostre società. Di questo tempo. Ha parlato anche di stranieri di seconda e terza generazione coinvolti in questo. Io, certo, la strada è lunga, è più lunga del controllo e della repressione, ma è chiaro che o si arriva a un'integrazione maggiore, che poi non so se debba passare, io mi augurerei, io dallo Ius Soli, dallo Ius Culture, ma insomma, però è chiaro che non c'è più tanto tempo da perdere, no? Per
Su questo aspetto io è vero che ho detto che i giovani hanno una propensione alla violenza, ovviamente non è che io mi riferissi a tutti i giovani, questo no, perché ho letto anche che sono, queste mie parole sono state riprese e fatte oggetto di attenzione, è ovvio che non era questo che io intendevo dire. Voglio dire che ci sono delle situazioni di marginalità anche nelle nostre periferie che coinvolgono i nostri giovani, così come coinvolgono i giovani di seconda e terza generazione. Su questo aspetto ha ragione perfettamente, noi dobbiamo curare maggiormente quella che è l'integrazione. Nel momento in cui dei ragazzi stanno qui da noi, noi dobbiamo farli sentire parte attiva di una società. Questo è quello, diciamo, l'obiettivo che un paese civile è quello che si deve porre. Dal mio punto di vista, io ho già riattivato quella che è la consulta per l'Islam che avevamo già messo in campo negli anni nel 2017, e devo dire che noi all'epoca avemmo ottimi risultati e quindi continuerò su quella strada. Un'ultima cosa, signor Ministro, poi la lascio andare. Durante il primo lockdown si è riscontrato un grande aumento della violenza domestica, è una cosa che penso spesso mi fa rabbrividire perché le vittime sono per lo più donne. Le chiamate al numero antiviolenza furono più del intorno al 120% in più rispetto ai periodi normali, 119 per esattezza. Ecco, lei si sente di dire qualcosa a chi ci sta guardando, in particolare alle donne, perché insomma è chiaro che il lockdown diventa per coloro che ne sono vittime una vera prigione, insomma. Sì, durante il lockdown in effetti c'è stato anche un aumento anche delle telefonate e purtroppo anche di atti di violenza. Tant'è che noi abbiamo proprio in relazione a ciò abbiamo installato un'app Youpool, in base al quale qualunque donna, qualunque persona in condizioni, diciamo, di in difficoltà potesse con un semplice click collegarsi alle forze di polizia che immediatamente avrebbero individuato anche il luogo di chiamata in modo per poter intervenire immediatamente. Questo dobbiamo, secondo me, ulteriormente incrementarlo e soprattutto renderlo ancora più, diciamo, parteciparlo in maniera maggiore in modo che laddove dovessimo andare in un periodo di maggiore restrizione almeno proteggiamo una parte debole della nostra società. Lei vede imminente questo periodo di maggiore restrizione, Ministro? Guardi, io mi auguro che le aziende, il lavoro venga preservato, però questa è l'occasione che mi dà per dire anche ai cittadini che hanno fatto tanto, devo dire, durante tutto questo periodo, ma tutto dipende anche da noi. Dico anche perché la nostra responsabilità, il nostro comportamento corretto, l'uso della mascherina, il distanziamento sociale, evitare rapporti il più possibile ci può consentire di gestire questo periodo con maggiore serenità, evitando un completo lockdown come l'abbiamo avuto già e quindi già sappiamo le conseguenze. Grazie signor Ministro, buon lavoro, grazie sempre. Grazie a lei, alla prossima. Grazie infinite.